alla sua sofferenza, ai suoi tormenti,
abbiamo ridato la sua anima un po' di pace, almeno così speriamo. Dunque, qua potrebbe esserci un muro invisibile. No, ok. Tanto dobbiamo stare molto attenti che non ci siano altri maledetti scorpioni. Questo sembra tanto un tempio egizio, un antico tempio egizio. Eccola, ecco la creatura bastarda che ci voleva fare del male. Vedete che quando la colpiamo non fuoriesce del sangue normale, fuoriesce una, e qui c'è un altro scorpione, fuoriesce una sorta di aura malvagia. Maledetto bastardo. Ok, non riesco ancora a capire bene il moveset di queste creature, però l'importante è che non ci facciamo, intanto abbiamo trovato un efficato essiccato ignifico perfetto che dovrebbe proteggerci dagli attacchi di fuoco, ma noi non siamo ancora pronti ad affrontare il titano, la brace, la fornace infuocata, perché è veramente un qualcosa di colossale che noi non siamo ancora in grado di sconfiggere. Non abbiamo ancora la fede, non abbiamo ancora una fede tale, un'imponenza spirituale tale da poter esorcizzare quella creatura orrida. Oddio, qua ci ha quasi colpito questo scorpione maledetto. Attenzione, schivata, schivata. Perfetto, per fortuna non è tanto forte, però questi scorpioni infestano questo luogo forse per proteggere un qualche tipo di tesoro, forse per proteggere la divinità che quel personaggio di prima stava pregando. Non sappiamo cosa stiano proteggendo, ma la cosa certa è che sicuramente stiano proteggendo un qualcosa. Sono forse una sorta di trappola, appunto, per impedire ai viandanti, che poi di viandanti in queste terre penso che se ne vedano pochi, di proseguire questo cammino e di scoprire cosa si cela oltre queste scalinate. Intanto raggiungiamo Belurat, e qua, se non sbaglio, c'è un luogo di riposo dove potremmo per fortuna e finalmente riposare le nostre carni, riposare le nostre stanche membra e riposare anche il nostro spirito, acquietarlo e ridarci nuova salute per poter proseguire, per poter affrontare le creature, la malvagità che si annida in questi luoghi. E devo dirvi la verità, che mi viene la pelle d'oca a pensare a quali terrificanti creature potrebbero celarsi dietro ad ogni porta, dietro ad ogni angolo, pronte ad afferrare il nostro spirito, ad afferrare la nostra anima e a trascinarla lungo l'abisso verso il vuoto infinito dal quale non potremo più destarci. Ma questi pensieri non devono assolutamente inglobarci, non devono trascinarci giù come un'ancora di disperazione, devono spronarci a dare il meglio. Quindi proseguiamo, Pulci, proseguiamo questo cammino nefasto. E qua vediamo una creatura d'ombra che girovagava intorno senza uno scopo, aspettando qualcosa, o forse no. Ed eccone un'altra, queste povere anime massacrate dal loro interno, dall'oscurità, dalla malvagità che consuma lembo dopo lembo la loro anima fino a renderla qualcosa di indefinito. E noi siamo qui per aiutarle, siamo qui, e nonostante la nostra possa sembrare un qualche tipo di cattiveria, il nostro ucciderle non fa altro che purificarle, e questo ci dà tanto onore. Questa porta non si apre da questo lato, dovremmo trovare una chiave oppure arrivare da un'altra parte. E noi cerchiamo nuove entrate nascoste. Siamo accompagnati da una canzone, da una colonna sonora alquanto pacifica ma allo stesso tempo inquietante. Non so se ve la farò sentire. Qualcuno mi evoca un altro mondo. Attenzione, qui c'è un
sorpresa, qui c'è veramente qualcosa di inaspettato, qualcuno ci ha evocato, questo non me l'aspettavo. Vediamo che mondo raggiungeremo, cosa potremo fare per aiutare. Siamo uno spirito blu e siamo giunti all'area iniziale praticamente, andiamo ad aiutare immediatamente la persona che ci ha evocato, perché noi siamo qui anche per aiutare viandanti che hanno bisogno appunto di un qualche tipo di aiuto, che magari sono invasi da altre persone, da altri spiriti malvagi che vogliono interrompere il percorso della luce, e noi siamo qui giustamente per impedire che questo possa avvenire. Eccolo lì, l'invasore, il malvagio che vuole fermare l'avanzata verso la gloria, verso la purificazione del mondo. Adesso lo andremo ad uccidere. Lui vuole stapparci. No, non curarti, bastardo. Un altro modo per
questo è stato mega fail. Però d'altronde sono luoghi sconosciuti a noi e le trappole sono insinuose. Quindi può capitare, non facciamoci scoraggiare. Stavo dicendo, vorrei che ci fosse un altro modo, però ho paura che purtroppo non ci sia. Porre fine alla loro esistenza per sempre è l'unico modo per salvarle. Quanto vorrei che ci fosse un altro modo, Pulci, fatemi sapere se conoscete un altro modo per salvarli, ma dubito fortemente. Dunque, direi, oddio, là c'è uno che lancia magie. Allora direi che potremmo intanto andare a far fuori quei personaggi loschi, tanto salviamoci, dobbiamo metterci al sicuro da quelle magie. Seguire dalla parte opposta.
sacrifici, quanta manodopera, quanta cultura aveva, possedeva questa civiltà, una cultura immane, enorme, che però li ha portati ugualmente alla distruzione. Guardate la devastazione di queste strutture, e lì mi sembra che ci sia una creatura lì in alto. La devastazione di queste strutture, quanta tristezza nell'osservare una civiltà probabilmente culturalmente, oltre che architettonicamente avanzata, arrivare allo sfacello, giungere a una fine tanto misera, miserabile, consumata, umiliata. E ora abbiamo dei nemici dinanzi a noi, là in alto, un pennuto, e lì un cavaliere che sembra abbastanza forte, quindi dovremmo fare molta attenzione a non destare l'attenzione di altre creature per non soccombere alla loro forza. Affrontiamo intanto questo. Ahia, devo imparare un po' il suo moveset. Dunque, ok. Ahia, no, no, non panicrollare, fra, non panicrollare. No, ci ha fregato, però dovremmo riuscire tranquillamente a farlo. Perfetto. Sono io che ho sbagliato, era un moveset abbastanza facile da prevedere. Intanto ci dà dei materiali molto, molto utili. Andiamoci a curare. Abbiamo solo una boccetta, forse era meglio riposare, luogo di grazia, però pazienza, c'è tempo per riposo. Cerchiamo di non farci fregare da qualche trappola. Vedete, qua è il luogo dove eravamo prima, quindi dovremmo andare dall'altra parte. Cerchiamo di fregare questo volatile insignificante. No, non riusciamo a prenderlo. Proviamo ad andare di qua, vediamo, sperando che non si fiondi su di noi. Oh, bastardo, schifoso, maledetto infame, per te solo lame, giustamente. Guardate come infido questo luogo, non solo per le trappole, non solo per le creature nascoste, ma anche per le stradine infide, angolate, celate la vista fino all'ultimo, nascoste nell'ombra. Non è un caso che questa architettura divorata dall'ombra sia così infida, così, così poco chiara. Scusate questo momento di silenzio, però sono un po' in ansia per sono un po' in ansia per questa poca vita. Forse sarà meglio riprendere un po' di vita. Scusate la ripetizione di parole, andando a riposare, anche se faremo respawnare quell'orrida creatura. Però ogni cosa necessita di un sacrificio. In questo mondo specialmente nulla è regalato. Come si dice, una vita per una vita, beh, non così tanto però. Magari cerchiamo di non perdere tutte le vite solo con questo. Potevo backstabarlo, ma sono io stupido. Questi attacchi lenti mi confondono il cervello. Dovete capire, Pulci, che le creature che attaccano così lentamente a me hanno sempre messo in difficoltà, che tipo fanno l'attacco caricato, perché mi destabilizzano il ritmo. Quindi scusate questa mia mancanza, però lo ammetto, è una mia mancanza. Vedete questi attacchi mezzi caricati a me, tipo questo, mi faccio beccare sempre, sono proprio impedito. Vedete questi attacchi caricati, non riesco a schivarli, che sta fermo per un istante. Sì, lasciami curare, però che palle.
spalle. Niente, mi ha preso il cervello questo crepa. Mi ha rotto le palle, veramente mi ha rotto le palle. Muori. Oddio, cos'è sta cosa? Bastardo. No, cerchiamo di non, assolutamente di non evitare questo, perché me quegli attacchi là veramente destabilizzano troppo. Andiamo avanti. Queste povere anime. Vi aiuto io, tranquilli. Benissimo. Chi è che fa le magie qua? Chi è l'orrida creatura? Eccolo qua. Mago dei miei stivali. Torna a fare piti che poti che buva, che è meglio. Dunque, qua ci sono. Qua c'è qualche oggetto interessante. Glaccio il volatile che sta là a fissare. Sta là ad aspettare le proprie prede. Chissà di cosa si nutre quel volatile. Forse si nutre proprio di queste povere creature. Forse si nutre appunto della loro anima ormai in putrefazione. Forse è attirato dalle putredine, dalla marcescenza. E giungiamo a questo albero. A questo albero che si intreccia quasi come formare un simbolo spirituale. Chissà che grandezza, chissà quale magnificenza rappresentava. La morte attende coloro a cui fu strappata la grazia dell'oro. Ci, nell'abbraccio della fiamma di Mesmer, e ci evoca un NPC oscuro, cavaliere del fuoco, Quelic, un devoto di Mesmer. Attenzione, la sua potenza è abbastanza elevata. Dobbiamo stare molto attenti. E ci ha fatto fuori. Voi rifiutati della grazia, inchinatevi dinanzi alla fiamma di Mesmer. Questo giovane che sembra dai capelli una sorta di frate. Un frate corrotto dal potere. Possiamo tornare a fare un esempio con per esempio altri personaggi di base buoni, divorati dal potere, corrotti dal potere, dalla paura che il potere comporta, come per esempio, per farvi un esempio stupido, Saruman il bianco, impaurito, corrotto, fatto inginocchiare dinanzi al potere che Sauron gli ha mostrato. Quindi, più che dal desiderio di ottenere più potere, più che dalla brama del potere stesso, che sicuramente Saruman sapeva in fondo che non avrebbe mai ottenuto, forse è la paura stessa che gli ha corrotto l'anima, come per esempio a questo qua, ma questo non lo sappiamo. Proviamo a riaffrontarlo. Stavolta cerchiamo di essere più incisivi, cerchiamo di non arretrare, perché dinanzi a un essere corrotto dalla paura del potere, noi non dobbiamo essere impauriti altrettanto. Dobbiamo affrontare a testa alta queste creature. La sua magia è potente sicuramente, però noi riusciremo a frenarlo. Si è curato il bastardo. Queste cose qua.
una sorta di frate, una sorta di uomo di religione che ha abbandonato probabilmente il suo credo di un tempo per andare dietro a questa oscurità di Mesmer, a questa fiamma, ma non è una fiamma purificatrice, signore e signori, è una fiamma divoratrice. E dicevo, guardate la magnificenza che doveva rappresentare quest'albero nei tempi d'oro di questa civiltà così voluta, così piena di grazia, ora devastato, ora corrotto. Guardate la tristezza dei suoi rami inclini alla disperazione. Vediamo se al di sotto si cela qualche messaggio particolare, qualcosa che possa raccontarci di questi luoghi un tempo pieni di luce. Genere di guerra, grido di sofferenza. Magari hanno provato a combattere all'inizio questa oscurità che ha invaso queste terre, però è evidente che non ci siano riusciti. Non avevano abbastanza potere, non avevano abbastanza luce al loro interno per poter affrontare un'oscurità così potente. La corruzione ha pervaso i loro cuori e si sono fatti corrompere. Vediamo, questo mi sembra un vicolo cieco, onestamente, almeno che non si debba fare qualcosa di particolare, ma non credo. Vediamo intanto cosa serve l'emblema che abbiamo ricevuto poco fa. Dov'è? Voce di chiave. Dove è l'emblema di Mesmer? Non c'è. Emblema di Mesmer, dov'è? Non lo trovo, non lo trovo. Riesco a trovarlo. Sarà qua probabilmente, forse. Vediamo. Emblema della crociata. Ah no, emblema della crociata. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni nemico sconfitto. L'emblema della crociata, vedete? È la cattiveria. Il nutrirsi della sofferenza altrui. Questo emblema potenzia la persona dopo aver sconfitto altri nemici, dopo aver posto fine alla vita di altre creature. Notate la malvagità di questo emblema, la sua perfidia nel potenziarvi, a quale prezzo? A quale prezzo? L'assassinio. Tanto affrontiamo il nostro arcinemico qua. Scriviamo tutto, perfetto. No, no, bastardo schifoso. Lo odio. Ti odio, bastardo, ti odio. Ti odio più che mai. Ti odio. Mamma mia, se ti odio. Chi è adesso? Ah no, dovevamo andarti qua, giusto. Assassino. Entriamo in questa stanza, vediamo chi c'è. Questa creatura piangente. Cosa succede? Poniamo fine alla tua vita, ecco fatto.
fiscale, però aspettate un attimo. Perfetto, buttato giù dal ponte. Legaccio, una corda spezzata, forse dove alcune persone prima di giungere alla follia più totale si sono tolte la vita per evitare di soffrire, di tormentarsi per l'eternità. Chi lo sa? E qua troviamo la chiave del magazzino, attenzione, che ci servirà per una di quelle porte che erano prima inaccessibili. E qua c'è un'altra scalinata. Proviamo ad andare prima verso il basso. Che fail. Ciao Pulci, ciao Pulci.